Ciao e benvenuto nel mio canale. Se le favole e le storie che leggo sono di tuo gradimento, ti chiedo cortesemente di iscriverti al canale e lasciare un mi piace. A te non costa nulla e per me è un aiuto per far crescere il canale. Grazie. La ragazza che si gettò in acqua e diventò un'anatra d'oro. Una volta il figlio di re incontrò la figlia di Dhyanasadhana e gli piacque molto perché era così fine e bella e leggiadra. Aveva il naso leggermente incurvato, gli occhi azzurri, i capelli castani e sottili. Il figlio del re iniziò a farle la corte. Anche la figlia di Dhyanasadhana si vestiva meglio che poteva per piacere al principe, ma lei aveva il naso storto, il volto paonazzo, gli occhi e i capelli neri, parlava svelta e affettata e rideva molto. La figlia di Dhyanasadhana e la figlia di Dhyanasadhana andavano sempre in giro insieme. Il principe le incontrava spesso e parlava con loro. Ma la figlia di Dhyanasadhana non gli piaceva, mentre gli piaceva l'altra. E così le disse di prepararsi perché la voleva sposare. Vennero a prendere la figlia di Dhyanasadhana con una nave, ma il re volle che le figlie di Dhyanasadhana e di Dhyanasadhana andassero a raccogliere bacche, promettendo a quella che avesse riempito la coppa per prima di sposare suo figlio. La figlia di Dhyanasadhana riempì la coppa molto prima dell'altra e tornò di corsa. L'altra arrivò molto tempo dopo. Allora il re andò dalle ragazze, prese le bacche che aveva raccolto la prima e le versò in una scodella. Ma c'era un tale miscuglio che non rimasero che poche bacche sul fondo. Poi prese quelle raccolte dalla figlia di Dhyanasadhana e trovò che erano pulite. Per questo la figlia di Dhyanasadhana gli piacque e la volle in moglie per suo figlio. Salirono a bordo della nave e iniziarono ad attraversare il mare. Quando ebbero navigato un po', incontrarono un promontorio e ci passarono molto vicino. La figlia di Dhyanasadhana, che si trovava sul promontorio, saltò a bordo e sedette tra il figlio e la figlia di Dhyanasadhana. Dopo aver navigato un bel po', furono in vista del castello del re. Allora il figlio di Dhyanasadhana disse alla sorella: «Metti dei vestiti migliori, perché si vede la reggia». La sorella non sentiva quello che diceva e chiese: «Cosa dice mio fratello?» «Tuo fratello dice: mettiti dei vestiti migliori e buttati in mare come un'anatra d'oro», disse la figlia di Dhyanasadhana. Allora la figlia di Dhyanasadhana indossò altri vestiti e si gettò in mare. Il fratello disse: «Cos'è che sguazza qui? È solo della robaccia. Ho gettato delle pietruzze in acqua, sono quelle che sguazzano», rispose la figlia di Dhyanasadhana. Poi la figlia di Dhyanasadhana si tagliò dei pezzi dai piedi. Passò un corvo e disse:
perché sanguinano i piedi della fidanzata del re? Beh, nessuno gli rispose. Così raggiunsero la reggia. Avevano raccontato al figlio del re che la sua fidanzata era talmente bella che a portarli in una stanza buia la stanza si illuminava. Così presero la figlia di Acesadne. Credevano che fosse la figlia di Neavesadne, la fidanzata del principe, e la portarono in una stanza buia. Ma non si illuminò un bel niente. Allora la portarono nella stanza da letto e prepararono il letto, pregandola poi di stendersi e dormire. Ma lei si lamentava che il giaciglio era troppo duro e così il principe ordinò di prendere la biancheria più soffice. Le serve andarono a prendere cuscini e materassi di piuma e rifecero il letto. A questo punto il figlio del re voleva che la sua fidanzata si mettesse a letto. Lei si distese, ma si lamentava tanto, dicendo che era così duro. Spazientito, il figlio del re chiese: «Come deve essere il tuo giaciglio?» «Sotto ci devono essere dei ceppi di legno di traverso e grovigli di filo», disse lei. Allora le serve del re andarono a prendere dei ceppi di legno e dei grovigli di filo e rifecero il letto. Levi si distese ed era così soffice. Il fidanzato fece per distendersi con lei, ma quasi non riusciva a sdraiarsi. Il letto era così duro e la ragazza puzzava tanto che riempiva tutta la stanza di un gran fetore. Quando fu mattina, il principe raccontò al figlio di Neavesadne che la sua fidanzata voleva dormire solo su ceppi di legno e grovigli di filo. Allora il figlio di Neavesadne comprese che non era sua sorella e il principe gli chiese come doveva comportarsi. Il figlio di Neavesadne rispose che dovevano andare dalla vecchia strega a chiedere consigli. E così fecero. La vecchia strega disse: «Quella che credi la tua fidanzata è la figlia di Acesadne. La figlia di Neavesadne si è gettata in mare». Chiesero come potevano farla tornare e la vecchia strega rispose: «Dovete andare per 3 sere di fila sulla spiaggia e camminare suonando il violino». Andarono tutte e 3 le sere e suonarono come aveva consigliato la vecchia strega. Allora la donna del mare sollevò la figlia di Neavesadne fino in superficie dicendo: «Senti che il figlio del re suona?» «No, non lo sento. Ho l'acqua nelle orecchie», fu la risposta della fanciulla. Allora la spinse più vicino a terra e disse: «Senti?» «No, non sento. Ho nelle orecchie il rumore dell'acqua». Allora la donna del mare la spinse a terra, dove il fratello l'afferrò. Lei cominciò a trasformarsi e diventò tante cose, ma il fratello non la lasciò. Alla fine diventò un fuso, e allora il fratello lo spezzò e ne gettò metà in mare, e l'altra metà diventò la figlia di Neavesadne, che disse: «Non verrò alla reggia finché la figlia di Acesadne non sarà completamente bruciata, e non saranno bruciate anche le sue orme».
andarono e prepararono un gran rogo e ci misero sopra la figlia di Acesadne, che quando cominciò a bruciare gridò: «Non bruciate il mio seno!» E allora attizzarono ancor più il falò, ma lei urinò sul fuoco e quasi lo spense. Ma il fuoco fu alimentato in modo che bruciasse meglio, e così poi bruciarono non solo lei, ma perfino le sue orme. Poi portarono la figlia di Niavesad nella reggia e la chiusero in una stanza buia che si illuminò a giorno. E così fecero una gran festa e il principe sposò la figlia di Niavesad.